La Rosiba è una struttura che accoglie ragazzi diversamente abili, fornisce accoglienza a tutti coloro che non hanno la possibilità a casa di essere assistiti. Cerca appunto di migliorare quello che è il benessere quotidiano di ciascun ospite. Cercare di portare un po' di gioia, un po' di allegria in un momento conviviale come è una cena e come saranno i canti che poi i ragazzi del professionale hanno organizzato a queste persone che nella vita sono state meno fortunate di noi. Io lo ritengo prima di tutto un dovere morale, un gesto cristiano però anche di felicità, perché io mi sento molto arricchita stasera a stare qua. Oggi questo evento ci vede coprotagonisti insieme a varie altre realtà come la Granoro di Corato, e di questo vorrei ringraziare tantissimo la dottoressa Marina, sempre così attenta in prima linea, e questa collaborazione che già viene attuata per altre strade è attuata in questo momento con questa cooperativa. Ed è una realtà che noi conosciamo già, perché i nostri ragazzi del socio sanitario, in quanto l'istituto Tandoi ha anche l'indirizzo socio sanitario, sono degli abituè di questa realtà. Pertanto siamo riusciti a unire due momenti importanti: quello dell'attenzione ai disabili dal punto di vista del tempo libero e quindi delle loro attenzioni come persona più in generale, e l'attenzione poi al cibo. E questo cibo che diventa tramite per poter catturare l'attenzione di una popolazione che vedo molto attenta. Stasera la presenza non solo di tanti docenti, ma di tante famiglie, di tanti cittadini, ci dà la dimensione di una realtà, quella coratina, molto attenta ai bisogni delle persone in difficoltà.